Il progetto Unica Sailing Team rappresenta la sfida che l'Ateneo di Cagliari porta alla Sumot Challenge. La Sumot Challenge è una sfida tra atenei, atenei che provengono da tutto il mondo, che si sfidano per la progettazione, la costruzione di barche di classe MOT ecosostenibili, che poi vengono fatte regatare una contro l'altra sul lago di Garda durante la Foiling Week. Ora, le classi MOT vanno su foil, il che significa che sono barche che volano sull'acqua e quindi rappresentano una sfida ingegneristica di primo livello, in quanto abbiamo un oggetto che si muove tra due fluidi e sono fondamentalmente composte da uno scafo, come quello che vedete alle mie spalle, da delle terrazze su cui, o delle ali su cui si poggia il velista, l'albero che porta le vele e rappresenta il motore della barca, più i foil che sono le ali della barca che vanno nell'acqua. Ora, nel caso di Unica, il progetto nasce da diciamo una discussione tra me e il team manager del progetto, l'ingegner Gianmario Broccia, che mi ha portato all'attenzione l'idea di questa sfida e siamo riusciti a raccontarla al magnifico rettore, che con entusiasmo ha accolto l'idea di finanziare il progetto. Ufficialmente quindi abbiamo iniziato a lavorare con la penna e la carta alla fine di novembre del 2023 e il 14 giugno 2024 abbiamo varato la nostra Mariposa, che è la barca che vedete alle mie spalle, progettata e realizzata dagli studenti di Unica in un periodo di tempo molto breve, e abbiamo avuto l'onore e la fortuna di partecipare alla Sumot Challenge 2024 a Malcesine sul lago di Garda, dove abbiamo regatato contro altri team universitari che provenivano da tutta Europa, dal Canada, altri team italiani, e questa è stata un'esperienza meravigliosa per i ragazzi. La sfida in sé, la Sumot Challenge, si divide in tre stadi: la parte di progettazione, su cui viene assegnato un punteggio, la parte di realizzazione e performance della barca singola, in questo caso il punteggio è assegnato su quanto è veloce la barca e sulla sostenibilità dei materiali che abbiamo utilizzato per la realizzazione della barca stessa, e la terza fase è la regata vera e propria. Ora, è importante puntualizzare che le barche che partecipano a questa sfida devono cercare di avere il minimo impatto ambientale. Questo vuol dire che vengono valorizzati progetti in cui si riciclano materiali già prodotti, quindi magari pezzi di vecchie barche in carbonio che devono essere demolite. Noi ad esempio abbiamo le ali fatte con degli alberi di windsurf che erano stati abbandonati in uno yacht club di Cagliari, che ce li ha donati con grande piacere, e noi li abbiamo modificati per poter realizzare un pezzo della nostra barca. Siamo partiti all'inizio con una campagna informativa tra, diciamo, novembre e febbraio, nella quale abbiamo cercato di coinvolgere tanti studenti, e hanno risposto all'appello più di 60 studenti provenienti da tante facoltà. Infatti non abbiamo solo a bordo ingegneri e architetti, ma anche persone che studiano economia e marketing, scienze politiche, giornalismo e anche qualcuno da medicina. In questa fase abbiamo anche raccontato la nostra idea a tante imprese sul territorio, alla ricerca di sponsorizzazioni private che si sono unite alla sponsorizzazione principale dell'Ateneo. Ora, il progetto della barca è partito ufficialmente a gennaio e l'abbiamo concluso a inizio marzo 2024, e il progetto ovviamente è consistito nella scelta della forma dello scafo, dei materiali, delle strutture, e mentre realizzavamo il progetto, trovavamo i fondi, ovviamente organizzavamo anche il cantiere per la costruzione. Il cantiere è il luogo in cui ci troviamo adesso, al di sotto della Biblioteca Centrale di Ingegneria. Questo è importante perché è un progetto degli studenti per gli studenti di Unica, e quindi abbiamo sempre cercato di avere anche nella nostra localizzazione un punto in cui fossimo facilmente accessibili da tutti i ragazzi e le ragazze che erano interessati. La fase di cantiere vera e propria, quindi la fase di costruzione, è iniziata tra la fine di marzo e l'inizio di aprile e ha portato poi al varo della barca il 14 giugno 2024. La cerimonia di varo è stata molto bella, molto romantica. Abbiamo avuto come madrina Dalia Caddari, che è una giovane atleta sarda olimpionica,
che è venuta a diciamo, benedire e battezzare Mariposa, la nostra barca, e poi da lì abbiamo avuto 2 settimane per fare i primi test in acqua, dove la barca ha performato molto bene, e siamo partiti per Malcesi nell'ultima settimana di giugno. Abbiamo fatto la regata la prima settimana di luglio e ci siamo confrontati, per noi con successo, con tanti altri team molto più strutturati, che hanno una tradizione molto più vecchia della nostra, in quanto ci sono atenei come Milano, Torino, che partecipano da oltre 10 anni alla Summit Challenge. Allora, ad essere sincero, le mie aspettative erano parecchio alte, perché comunque è un progetto abbastanza grande ed è uno dei primi progetti che ci permette di competere da un punto di vista sportivo ed ingegneristico, quindi ricalcare un po' quella che è la nostra passione per la vela, che ha portato a Cagliari anche Luna Rossa con competizioni sportive di alto livello. Cimentarsi in questa competizione è una cosa che mi ha lasciato tantissime cose, e le mie aspettative erano incentrate sul fatto di poter applicare tutto quello che noi studiamo in classe, che rimane sempre un pochettino teorico, un pochettino sui libri, mentre la possibilità di utilizzarlo per produrre qualcosa di sostenibile e di competitivo è un qualcosa che genera una sfida ed è anche una cosa che ci permette di accrescere le nostre competenze. Le mie aspettative erano anche parecchio alte, in quanto c'è la possibilità di poter cooperare anche con altri dipartimenti di ingegneria, ma anche con tantissimi altri dipartimenti di altre facoltà, come ad esempio comunicazione, economia e marketing. Quindi da ingegnere vedo anche la possibilità di dover giustificare da un punto di vista economico le mie scelte progettuali, dover avere a che fare con un budget, avere a che fare anche con lato social, perché comunque noi facciamo tanto lavoro dietro la scrivania, ma se non siamo in grado di mostrarlo al mondo rimane sempre un qualcosa di teorico e di poco fruibile per tutte quante le persone che ci guardano. Quindi far vedere anche il mio lavoro alle altre persone anche negli altri campi. Allora, partendo dalle emozioni, vorrei subito citare il momento in cui la barca si è alzata in volo per la prima volta sul Garda. È stato un momento molto molto emozionante, perché dopo, insomma, un anno di lavoro, tanta fatica, tante notti passate in bianco, come vedere il frutto del proprio lavoro, insomma, crescere e funzionare. È come accendere l'interruttore di una lampadina. Finché non lo accendi non sai se il tuo lavoro effettivamente ha funzionato, quindi è stato prima di tutto un sollievo, perché ha giustificato tutta la fatica, tutti i problemi, tutte le sfide che abbiamo dovuto affrontare, quindi un grandissimo sollievo, ma soprattutto la felicità che ti pervade, l'elettricità lungo tutto il corpo, che insomma si sente la pelle d'oca, soprattutto quando la barca si alza in volo. Da un punto di vista di collaborazione con gli atenei, credo di aver imparato parecchio, in quanto ho visto un altro lato della competizione. Da sportivo la competizione l'ho sempre vista un po' come un mors tua vita mea, cioè nel senso quando l'avversario ha un problema è un motivo per gioire, mentre in questo caso era diverso, perché era molto bello competere contro tutte le altre barche e tutti eravamo d'accordo sul fatto che se più barche ci fossero state, più la competizione sarebbe stata bella. Infatti mi viene in mente il momento in cui abbiamo rotto il pezzo di una nostra barca e i nostri avversari, che al momento erano avversari di Southampton, ci hanno aiutato a ripararla. Ed è stato un momento di collaborazione molto bello, perché ci hanno mostrato che la competizione non era soltanto contro gli altri team, anche perché non era quello il punto in cui si centra questa competizione, ma il fatto di competere contro noi stessi e di cercare di migliorarci ogni giorno di più. Allora, io nasco da una famiglia di pescatori subacquei, quindi ho avuto la fortuna di essere portato in mare sin da quando ero bambino. Non sono mai stato un granché negli sport marini né nella pesca subacquea. Infatti ho sempre fatto da barcaiolo a persone molto più brave di me in queste attività, però diciamo negli anni ho maturato una passione per la vela, sia da diporto, da crociera, sia sportiva, che con questo progetto sono riuscito a portare anche nella mia attività lavorativa. Ovviamente io sono un pessimo velista, non sono in grado minimamente di portare questa barca, perché le persone che timonano Mariposa sono dei piccoli campioni, non è una cosa che posso fare io sicuramente. Però diciamo il mare per me ha tanti significati. Innanzitutto è un ambiente in cui si manifestano appieno le forze della natura e si vedono manifestate
le energie che arrivano attraverso il Sole sul nostro pianeta e le onde stesse sono una rappresentazione dell'energia solare che si vede fisicamente grazie alle onde. E allo stesso tempo il mare ti insegna quanto sia importante avere l'umiltà di rapportarsi alla natura con grande rispetto. Io dico sempre che il mare non va temuto, non bisogna avere paura del mare, bisogna saperlo rispettare in tutti i sensi, sia nel senso che le forze che si possono trovare nell'acqua sono molto superiori a quelle che gli esseri umani sono in grado di gestire, e sia nel nostro rapporto con il mare è fondamentale essere umili e capire qual è il nostro luogo nell'ecosistema. Diciamo, il mare non è un servitore dell'uomo, è l'uomo che deve adattarsi al mare. Questo progetto ha alla base la sostenibilità, e grazie a questa domanda posso specificarlo ancora meglio, in quanto non è centrale la prestazione della barca, cioè il team che vince tipicamente non è il team che ha la barca più veloce, ma è il team che ha progettato la barca con le idee più innovative e più sostenibili. Infatti nel punteggio vengono premiate principalmente le imbarcazioni che hanno un impatto ambientale nullo, quindi che hanno materiali che possono essere riciclati facilmente. Noi ad esempio abbiamo usato la fibra di lino, e cercano di riciclare quanto più possibile i materiali già esistenti. Ma la cosa più in attesa per me è stato entrare nel progetto con l'intenzione di fare attività completamente diverse da quelle in cui poi alla fine mi ci sono ritrovato. Infatti sono entrato nel progetto per quella che era la componente informatica, poi fra una cosa e l'altra mi sono ritrovato qua in cantiere a dover lavorare direttamente sulla costruzione della barca, una cosa che non mi aspettavo perché non è un ambiente che conosco, per me è completamente nuovo, e quindi mi sono dovuto trovare ad affrontare una sfida per me completamente nuova, in cui avevo un po' dei dubbi perché comunque la vedevo un mondo molto lontano da me. Invece alla fine mi sono appassionato, ho deciso di cambiare completamente, di dedicarmi a tutta questa parte del progetto. Devo dire che questa cosa mi ha sorpreso, questo cambio così quasi radicale di attività, di ruolo, ecco. La sostenibilità non è soltanto quantificare l'impatto ecologico, stimarne un numero. È un materiale, non è sostenibile soltanto perché è naturale, ma la sostenibilità è anche il modo in cui questo materiale viene trattato durante comunque tutto il processo. La sostenibilità fa affidamento sul principio delle 3R, ovvero riduco, riutilizzo e riciclo, che è un principio che è stato utilizzato durante tutto il nostro progetto. È stato utilizzato il principio del recycling, come ad esempio lo stampo. Lo stampo ci è stato donato da un freelance, non poteva più essere utilizzato per la costruzione del motto, quindi ci è stato donato, l'abbiamo risistemato e quindi riutilizzato per costruire la barca. Invece, per quanto riguarda il principio dell'upcycling, abbiamo utilizzato, ad esempio, per la costruzione delle nostre ali, abbiamo preso dei vecchi alberi di wing, sono stati riadattati, messi insieme per creare le nostre ali. Il materiale che è stato utilizzato, il materiale fondamentale utilizzato per la costruzione di Mariposa è stata la fibra di lino, un materiale biodegradabile ed ecocompatibile che però è stato, per creare il nostro pacchetto strutturale, è dovuto essere stato unito a una resina, una bioresina che ha fatto da collante, una bioresina che comunque all'interno contiene degli zuccheri. Però il fatto che questo materiale sia naturale lascia dietro di sé comunque un'impronta ecologica, considerando che al suo interno devono essere utilizzate delle sostanze chimiche. Quindi quello che ho imparato fondamentalmente è che un materiale, anche se è biodegradabile, ecocompatibile, naturale, dietro di sé comunque lascerà sempre un'impronta ecologica. L'Unica Sailing Team è un progetto formato da giovani e numerosi ragazzi che provengono da differenti facoltà del primo e del secondo anno di studio. Pertanto la giovane età non possiamo negare che abbia comportato alti e bassi all'interno del nostro gruppo, ma è come abbiamo affrontato il problema che ha fatto la differenza. La mia esperienza viene da group leader, quindi da un membro che coordina un gruppo specialistico all'interno di differenti dipartimenti per la costruzione di Mariposa. Pertanto la mia esperienza si è sviluppata sia a livello professionale che a livello personale. A livello professionale
Si acquisiscono competenze come l'organizzazione del lavoro, la collaborazione tra diversi gruppi specialistici al fine di sviluppare il compromesso e ottimizzare la soluzione progettuale che si sta ideando. A livello personale, la gestione, la collaborazione con le altre persone, quindi il lavoro in gruppo, il sapersi mettere a disposizione per gli altri, il saper rimanere lucida e a mente fresca anche quando gli imprevisti possono capitare, le soluzioni sono incerte, non si sa se l'opzione che si sta ideando è veramente quella corretta oppure quella più performante, più prestante. Pertanto anche questa esperienza mi ha regalato la capacità del mettermi in gioco anche quando l'obiettivo sembra irraggiungibile. Come docente da tanti anni credo fermamente in un insegnamento basato sul learning by doing, in quanto gli ingegneri, che sono diciamo gli studenti a cui mi rivolgo di solito, hanno un tipo di formazione centrata sul trovare la soluzione a un problema e realizzarla, questa soluzione. Ora, per questo motivo è molto importante permettere ai ragazzi e alle ragazze di mettere a terra, tra virgolette, quello che poi progettiamo sulla carta. Quindi l'idea di poter guidare questi ragazzi nella progettazione, nella realizzazione di un oggetto che poi doveva avere una performance misurata, mi è piaciuta tantissimo sin dall'inizio. È stato molto difficile, nel senso, come sempre quando uno poi deve davvero costruire qualcosa e farlo funzionare, le complessità e i problemi emergono uno dopo l'altro. Abbiamo avuto due momenti critici che hanno permesso ai ragazzi di formarsi e per me sono stati dei momenti molto importanti che mi hanno stupito anche. Il primo momento è stato nel momento dell'estrazione dello scafo dallo stampo, in cui abbiamo avuto un problema tecnico dovuto a un micro danneggiamento dello stampo, la prua della barca si è rovinata come l'abbiamo estratta. Ora mancavano troppo pochi giorni per poter realizzare un altro scafo da zero, non avevamo né il tempo né i materiali per poterlo fare e quindi rischiavamo di veder fallire il progetto prima ancora di aver costruito la barca. I ragazzi sono stati eccezionali, abbiamo avuto una settimana molto difficile dove abbiamo fatto tanti calcoli, tanti ragionamenti, alla fine abbiamo deciso di realizzare una nuova prua della barca e incollarla sul resto dello scafo, per cui abbiamo tagliato la parte danneggiata e abbiamo rincollato questa parte nuova. È stato un momento molto formativo perché ha spiegato e ha mostrato in pratica come la cosa importante non è tanto quello che succede, ma il modo in cui si reagisce a quello che succede. Altro momento critico per me molto importante è stato il giorno prima del varo, la sera prima del varo, montiamo tutta l'attrezzatura di coperta, facciamo una prova di tiro delle sartie e in questa prova di tiro si vanno a rompere parte delle ali. La connessione delle ali purtroppo non era stata realizzata bene e si sono rotte proprio la sera prima del varo. Altro momento critico, i ragazzi erano già forti dall'altra esperienza, quindi che stavolta hanno reagito molto bene, ma era molto brillante. Abbiamo semplicemente rifatto i calcoli di come andava realizzata la connessione, abbiamo scelto un altro materiale, che in questo caso era il Kevlar, e nella notte prima del varo hanno lavorato fino a tardi per poter avere una nuova connessione molto resistente e la barca da allora funziona benissimo. La ricerca è fondamentale per Unica Sailing Team, in quanto i MOT sono imbarcazioni in via di sviluppo. Continuiamo a cercare materiali, compositi, soluzioni tecniche innovative che permettano di massimizzare la performance e minimizzare l'impatto ambientale. Faccio qualche esempio senza ovviamente entrare nei segreti industriali del progetto. La scelta dei materiali compositi e quindi l'ottimizzazione della sequenza di laminazione dei materiali usati per lo scafo è oggetto di ricerca che spero pubblicheremo nel corso del prossimo anno. La scelta del sistema di controllo del volo o la scelta dei materiali con cui realizzeremo le vele nelle prossime annate sono oggetto di ricerca e ovviamente la competizione sportiva è la scusa, tra virgolette, per poter andare a fare sperimentazione e trovare soluzioni innovative che non sono ancora state proposte. In generale, dalla forma dello scafo, che è stata
frutto di una ricerca per ottimizzare la forma, considerando i materiali e gli stampi che avevamo, sia nella scelta del sistema di controllo, che per adesso è meccanico, poi speriamo che un domani possa diventare automatizzato, i ragazzi hanno fatto ricerca vera e propria. I prossimi step riguardano sicuramente il potenziamento e il miglioramento di Mariposa, la barca che abbiamo fatto in questo primo anno, perché vogliamo renderla ancora più performante e ancora più sostenibile, eliminando gran parte dei materiali che non possono essere riciclati dalla barca, e andando a studiare e realizzare dei nuovi foil che siano fatti in fibra di lino e siano maggiormente adatti al tipo di imbarcazione che abbiamo costruita. In questo periodo abbiamo aperto la campagna di iscrizione per gli studenti che si vogliono unire a noi. Abbiamo possibilità di aumentare tutti i reparti, dal design alla costruzione, al marketing, alla comunicazione, per cui invito tutte le persone interessate a contattarci sui nostri social per poter valutare in che modo possono entrare nel progetto, e allo stesso tempo stiamo procedendo con il fundraising per il secondo anno, e per cui siamo in contatto con i nostri sponsor del primo anno, siamo alla ricerca di nuovi sponsor e speriamo in questo modo di poter avere le risorse per migliorare la nostra Mariposa e iniziare a lavorare al progetto di un'altra barca ancora più performante.